custode di questo splendido scenario dove si svolge il premio Federico II 2017, perché adesso premiamo altre due ospiti di questo premio Cultura. E allora chiamiamo subito Gianna Spiaggia. Premio Cultura 2017, vieni Gianna da questa parte, parlaci di questa tua opera che ha ottenuto questo premio, da dove arriva e il perché? Buonasera a tutti, grazie, io sono Gianna Spiaggia, io scrivo poesie principalmente, racconti, ho cominciato due romanzi, non ancora finiti, mi auguro di finirli presto, ma purtroppo, o meglio, per fortuna, mi è arrivato un terzo figlio che mi ha rallentato, mi ha rallentato tutto. E quindi ho un po' abbandonato questo mondo, però spero di riprendere al più presto tutto. Sono felice di ricevere questo premio. Io tra l'altro ho lottato nel mio paese appunto per questo discorso cultura, ho fatto aggiornare il sito del mio comune perché purtroppo gli artisti sono messi un po' di lato e io premuto su questo punto di vista facendoli riemergere, quindi dando la possibilità di essere conosciuti. Infatti se qualcuno si collega sul sito del mio comune vede che ci sono molti il comune di San Cataldo, comune di San Cataldo Caltanissetta, in cui ci sono c'è una vetrina proprio dedicata agli artisti locali e non, in maniera tale di potersi fare conoscere, perché purtroppo non sempre per noi è facile farci conoscere. Tra l'altro io mi occupo anche di siti di scrittura in cui sono presente, di gruppi di scrittura in cui sono anche amministratrice, e per fortuna è una gran bella cosa, perché abbiamo collegato tanti scrittori e tanti poeti come me. Ci siamo riaggruppati e condividiamo e scriviamo insieme molte cose, perché tra l'altro la scrittura ci accomuna e la cosa principale ci accomuna anche l'emozione della parola, quello che ci può scaturire, e tra l'altro è la cosa bella è l'amicizia che si può formare, tra cui una splendida che ce l'ho qua presente stasera, che è Gianna Eterno. E sono contentissima di ricevere questo premio, vi ringrazio davvero tanto. Allora, premio alla poesia 2017 a Gianna Spiaggia, consegna Salvo Latino. Grazie Gianna. Adesso il momento conclusivo delle premiazioni con Gianna Eterno, premio Cultura 2017. Facciamo un applauso a queste donne combattive che emergono anche nel mondo della cultura, che non è facile per gli uomini, pensate, per le donne. Gianna, a te la parola. Buonasera a tutti, sono Gianna Eterno. Innanzitutto devo ringraziare te, Corrado, per avermi invitato questa sera. È una serata bellissima. Da piccolino ho sempre scritto poesie, storielle, però era arrivato il momento che mi facessi conoscere. Il mio più grande sogno era quello di pubblicare un romanzo. Io scrivo storie d'amore e anche poesie, infatti ho pubblicato un libro di poesie e il mio primo libro di storie, cioè una storia d'amore, Volemi dentro il cuore, nel 2014. E a breve pubblicherò un altro mio libro, è una storia d'amore, questa volta tratta da una storia vera. E parla anche dei Templari Federiciani ed è una storia che parla di come un genitore, amando tanto i propri figli, può rovinare la vita. Bisogna amare i figli, però bisogna anche lasciarli andare, perché loro hanno il loro futuro. Se noi li amiamo veramente, dobbiamo aiutarli a prendere il volo, perché non potranno mai stare con noi per tutta la vita. E noi per tutto questo e per tutto quello che farai ancora ti diamo il premio Federico II a Gianna Eterno. Complimenti Gianna.
Michele, hai visto? Queste donne crescono, sono combattive, mica mollano. Voi maschietti andate avanti, combattete l'onore, il rispetto, però loro sono toste. Grazie Gianna, complimenti per tutto. Allora, questa splendida magnificenza di questo locale qui a Ispica che ci ospita, parlane tu. Ma che dire, è luogo degli ispicesi, innanzitutto che mi onoro di gestire ormai da 6 anni insieme ai miei soci, alla mia famiglia che ormai ha preso proprio parte viva, attiva di questa gestione. E come vedete si trasforma ed è un centro culturale appunto dell'enogastronomia e dell'arte, e oggi tu hai saputo sintetizzare quella che è appunto il progetto cultura del mercato, dando anche risalto alla gastronomia, dando risalto alla cultura, all'arte e alle donne che sempre più hanno bisogno di avere grande visibilità, ruoli importanti nella società, perché loro sono la genesi della vita e quindi di un mondo che ha bisogno di molta più donna attiva, a cui noi uomini dobbiamo fare tanti passi indietro per dare spazio alla loro intelligenza e alla loro sapienza. Quindi io ti ringrazio, la dimostrazione che è l'ennesima, è la terza volta che il premio Federico II arriva al mercato, è un segno di gratitudine perché anche voi contribuite a rendere visibile l'immagine di questa città, di Ispica, che è bellissima, città del profumo, città di tanti film e di tante, diciamo, attività e iniziative che merita grande visibilità, che non ho ancora avuto sul panorama nazionale e internazionale. Voi contribuite a rendere alta l'immagine di questo luogo, di questa città, e quindi ve ne sono grato veramente dal profondo del cuore. Grazie Corrado. Grazie Salvo, complimenti per tutto. Adesso...